ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Questo progetto significativo per tutto il territorio che Macerata è riuscita ad ottenere, come è iniziato? Da cosa è partito? L'idea è stata quella, l'intuizione di valorizzare il sistema Macerata, la comunità non solo maceratese ma dei comuni dell'ambito, e valorizzare il mondo universitario e tutte le altre dall'associazione, quindi la Croce Rossa Italiana, la C-Club e le varie associazioni di volontariato che sono già presenti, fanno queste attività, e con questo progetto dal mio punto di vista si poteva dare una valorizzazione ulteriore, e ecco perché dal mio punto di vista si è riusciti a raggiungere questo grandissimo obiettivo. Come si coordinano tutte le parti insieme? Ma il coordinamento, chiaramente, il Comune di Macerata fa da capofila e poi verrà declinato a seconda della formazione. Chiaramente è stato già prestabilito sia un budget economico e la tipologia di lezioni che prenderanno chiaramente vita sotto l'aspetto psicologico, sociologico, e poi l'aspetto giuridico che inevitabilmente può essere fatto per la formazione della polizia locale, il mondo degli avvocati, che sicuramente può dar vita a un'attività di confronto non indifferente, sempre tutto aperto anche verso gli studenti. E al lato pratico, per la strada, per i cittadini, per i ragazzi, cosa avviene? Come avviene l'incontro? Ma l'incontro avverrà sicuramente la fase preventiva nei vari momenti di socializzazione, pensiamo al giovedì della Movida o durante San Giuliano e aperitivi europei, pensando qui a Macerata, ma sicuramente ci potranno essere altre manifestazioni nei vari comuni dell'ambito, dove potranno essere date informazioni per dei pretest o cosa si rischia nel caso in cui una persona si metta alla guida dopo aver bevuto. Come si compone questo progetto? Quali sono le peculiarità? Ci sono diverse azioni di cui si compone questo progetto, quindi noi da una parte in collaborazione con altri enti e istituzioni del territorio, in particolare con il Comune, faremo sì di poter formare insieme ai nostri studenti anche referenti delle varie istituzioni, che sia la polizia locale o la questura, i vigili urbani. Dall'altro canto noi cercheremo di fare ricerca, quindi coinvolgere i nostri studenti e studentesse, perché ci interessa fare una campagna di comunicazione che sia diretta ai loro coetanei, quindi partendo da loro e rivolta direttamente a loro. In più, un'azione che abbiamo aggiunto è stato quello di creare dei giochi per bambini più piccoli, perché l'educazione e la forma mentis che ci permette di essere cittadini e cittadine vigili sulla strada parte dai primi anni di vita.